Il fenomeno del terzo settore nel nostro paese è un fenomeno in grandissima crescita. Noi siamo soliti associare al termine terzo settore quei soggetti che sono attivi nel campo del sociale, solitamente del welfare, ma in realtà il terzo settore è molto più ampio, copre i settori della cultura, degli interventi in tema ambientale, le società sportive, insomma è un vasto mondo composto, come ci dice l'Istat, ormai da quasi 400.000 soggetti tra associazioni, cooperative, mondo del volontariato, fondazioni, imprese sociali, cioè veri e propri attori economici che danno da lavorare ormai a quasi 1 milione di persone, quindi è una realtà economica di tutto rispetto. Ecco, questo mondo è certamente sfidato oggi, è sfidato dalla trasformazione dei bisogni, è sfidato dalla trasformazione della realtà attorno a noi, è sfidato nello specifico nei prossimi 5 anni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal nostro governo. Per questo c'è bisogno di un terzo settore capace di attrezzarsi a queste sfide. Ed è proprio di fronte a queste sfide che questo grande, composito, complesso mondo deve necessariamente attrezzarsi di strumenti tradizionali, potremmo dire così, ma innovati nella modalità e nel contenuto, ma anche attrezzarsi per nuovi e urgenti elementi di novità. È proprio per questo, per aiutare il terzo settore a essere coprotagonista della rinascita del nostro paese, che l'Executive Master in terzo settore impresa sociale viene presentato per la prossima edizione in forma del tutto rinnovata. Resta la formula tradizionale, ovvero una costruzione del corso con un track per imprenditori sociali o per futuri imprenditori sociali da un lato e manager del sociale. Restano dunque alcuni degli elementi che hanno caratterizzato le vecchie edizioni, il project management, la capacità di costruire un piano di business, elementi di contabilità e bilancio del terzo settore, elementi fiscali, normativi, insomma tutta la cassetta degli attrezzi tradizionale. Ma a questa cassetta degli attrezzi quest'anno noi vogliamo aggiungere qualcosa rispetto alle precedenti 7 edizioni. Proprio per questo abbiamo ampliato la faculty, soprattutto dal punto di vista dei professionisti che nel settore si sono dimostrati essere particolarmente capaci di innovazione, e proprio per questo aggiungiamo degli elementi nuovi, dall'europrogettazione alla coprogettazione, dalla digitalizzazione alla cultura del dato. Sono tutti elementi di novità che noi riteniamo essere fondamentali appunto per la nuova cassetta degli attrezzi di un operatore del terzo settore. Grazie a questi nuovi strumenti noi siamo certi che gli studenti di questo Executive Master usciranno da Altis, dall'Università Cattolica, più pronti a raccogliere le sfide che li attendono, saranno più capaci di trasformare la loro capacità di raccolta fondi, tenendo conto anche della necessità di andare alla ricerca di fondi europei, saranno più capaci di negoziare i loro interessi con gli interessi delle pubbliche amministrazioni e, perché no, anche con gli interessi delle aziende profit con cui saranno chiamati a coprogettare le politiche di oggi e di domani. E ancora saranno professionisti che immetteranno in queste organizzazioni appunto la cultura del dato, raccogliere e saper leggere le masse di informazioni che ognuno di questi settori magari ha già a disposizione, rappresenterà il vero capitale informativo per lo sviluppo e per la crescita. Insomma, dopo 7 edizioni
questa 8ª edizione che andiamo a presentare rappresenta davvero per noi e per i nostri studenti un grande stimolo, una grande sfida per il futuro di questo Paese.